Eccoci allineati in pista, oggi vi racconterò un aspetto molto molto interessante relativo al mondo del volo. Siamo dunque giunti alla radiosuperficie di Castelnuovo Don Bosco, siamo in compagnia di Francesca che ci racconta adesso qualcosa su questo fantastico posto. Vi racconto che questa radiosuperficie è nata nel 2009 dal desiderio dell'ICP, che di fatto è il nostro benefattore, di avere una pista, una radiosuperficie quindi di fianco al stabilimento nuovo, anche questo inaugurato nel 2009, per poter collaudare gli aeroplani, ricevere i clienti. Qui a Castelnuovo Don Bosco, quindi, come club, che attività svolgete in effetti? Il nostro club è principalmente un club di volo da diporto sportivo, quindi abbiamo ultraleggeri per la maggior parte. Negli ultimi 2 anni si sono uniti a noi anche alcuni mezzi di versione generale, alcuni experimental, ma fondamentalmente la nostra attività sono gli ultraleggeri. Abbiamo un club che quest'anno conta 65 soci e abbiamo una scuola di volo, sempre di ultraleggero, che fa diverse specialità, quindi si parte dal corso basico per poi arrivare fino all'avanzato, con chiaramente l'abilitazione al trasporto del passeggero, il corso di fonia aeronautica e piuttosto che voli di navigazione, ambientamento, approfondimento. La scuola ha ad oggi 3 aeroplani, quindi abbiamo chiaramente 2 savanna perché giochiamo in casa, a cui abbiamo aggiunto quest'anno uno zenero, una alabassa, per poter offrire ai nostri soci di provare diverse tipologie di volo. Però qui a settembre, ma forse anche prima di settembre, succedono 2 cose straordinarie. Ce ne vuoi parlare? Molto volentieri. Cominciamo da settembre, che è ormai il nostro appuntamento fisso. Tutti gli anni, il secondo fine settimana di settembre, abbiamo il raduno, cominciato anche qui nel 2009 con l'inaugurazione della nuova sede di ICP e poi è diventato un appuntamento fisso. Quindi tutti gli anni a settembre facciamo questa grande festa per incontrare gli amici, i clienti di ICP, ma anche solo per divertirci. Ogni anno abbiamo avuto veramente una grandissima affluenza di pubblico, quasi sempre 100 aeroplani sono arrivati qua da noi, sia VDS che AG. E a luglio invece abbiamo un altro simpatico raduno, ospitiamo il Vespa Village e quindi cercheranno di fare nel nostro prato la scritta più grande mai realizzata finora, di 1200 Vespe circa, che faranno appunto la scritta Vespa, la classica scritta che caratterizza il loro logo. Cosa possiamo dire ai nostri amici piloti per invogliarli ancora di più a venirvi a trovare? Possiamo dirgli che qua, insomma, è la terra dei santi e dei vini. I santi ce li abbiamo a fondo pista, ecco, il santuario dei Becchi. Abbiamo cantine sociali a gogo per il buon vino, ma non si vola se si beve. E quindi abbiamo tanta pista, sono 750 metri, abbiamo carburante a disposizione, abbiamo clubhouse, abbiamo tutto quello che volete, anche l'avio, e venite a trovarci, insomma. Quindi arrivederci a Castelnuovo Don Bosco. Arrivederci a Castelnuovo Don Bosco.